Oh oh oh, buon Natale, tutte quelle robe lì! Bentornati in questo nuovo spacchettamento di carte Pokémon. Io sono Dlarz e oggi con il Federic Store andremo ad aprire altre 4 collezioni aiuto, come vi avevo promesso. No, aiuto lo stavo dicendo io, non si chiamano collezioni aiuto, si chiamano... Sono al contrario! Che poi sono dritte, però sono al contrario. Di qua sono al contrario. Ah, di qua no! Apriamo le collezioni lotta Zeraora, Vimax e Viastro e anche Deoxys. Vimax e Viastro. Vimax e Viastro, sì, tutti e due. E io vi ricordo che essendo nel periodo natalizio, quale modo migliore per spacchettare sotto l'albero se non con il Federic Store, che a me sta facendo spacchettare già da inizio dicembre, ma va bene così. Se andrete nel link qui sotto in descrizione, userete il mio codice sconto Dlarz, avrete anche il 5% di sconto in più. Incredibile! Inoltre in descrizione vi lascio anche il link per scaricare l'app ufficiale del Federic Store con cui rimanere sempre aggiornati su tutte le uscite di carte Pokémon. C'è anche la newsletter, vi consiglio di iscrivervi perché mandano codici promozionali in più, oltre al mio! Comunque, così come per lo scorso video, anche qui abbiamo una bella collezione che si presenta questa volta con 3 promo di Zeraora in versione Viastro, V e Vimax. Abbiamo anche la Jumbo, il segnalino, non abbiamo spillette e abbiamo 4 bustine per collezione questa volta. Stessa cosa per quella di Deoxys, 3 promo, la Jumbo, 4 bustine. Abbiamo un totale di 16 bustine divise in 2 collezioni di Deoxys e 2 di Zeraora. Iniziamo! Ma prima di cominciare con lo spacchettamento, io vi ricordo che è disponibile l'app ufficiale del Federic Store, caricabile qui sotto dal link in descrizione. Con l'app del Federic Store potrete fare acquisti più comodamente anche da telefono, tipo io li faccio anche seduto sul water. Provare per credere. Inoltre è disponibile la newsletter ufficiale del Federic Store con la quale rimanere aggiornati su tutte le news di Pokémon TCG e con la quale anche ricevere un codice sconto aggiuntivo di benvenuto più altri codici sconto durante la vostra permanenza. È abbastanza un affare, io lo farei. Ed eccoci qua, finalmente le ho aperte, ci ho messo un pochino, devo dirlo. Allora, all'interno di ogni collezione troveremo intanto il codice, quindi ne abbiamo ben 4 per il ritorno sull'online che avverrà, anno nuovo. Le piastrine per il Viastro, una per ogni collezione. Poi andiamo a vedere subito le promo. Abbiamo questo bel Deoxys V, Deoxys Viastro e Deoxys Vimax. Andiamole a vedere per benino. Il Vimax ha 330 HP, abilità DNA protettivo e Dynassorbimento come mossa. Il Viastro 270 HP, giavellotto psichico e astroforza come potere Viastro. E il Deoxys V ha 210 HP, psichico e colpotente. Per quanto riguarda invece le promo di Zeraora, eccole qui. Abbiamo Zeraora Viastro con 270 HP, battuta dirompente come potere Viastro, Astro Tempesta Folgorante. Zeraora Vimax con 320 HP, molto bella l'artwork di questa devo dire, con impulso reattivo e Dynacolpo. E Zeraora V, 210 HP, lacera artiglio e fulmine tonante. Poi c'è sempre il codicino. Ovviamente abbiamo anche la versione Jumbo di queste carte, che sono così enormi che non ci stanno nell'inquadratura per quanto io ci provi ogni volta, ma se no non si chiamerebbero Jumbo. E infine le bustine, ne abbiamo 4 per collezione. Ecco le 2 di Zeraora seguite dalle 2 manciate di bustine di Deoxys. Andiamo ad aprire prima di tutto le 4 bustine della prima collezione di Zeraora. Abbiamo un'origine perduta. Oh, mi piace molto, mi piace molto. Tra l'altro già con lo scorso video, che se non avete visto vi invito a recuperare, abbiamo trovato un po' di queste bustine che stanno iniziando a diventare vecchiotte, anche se comunque le abbiamo aperte durante l'arco di quest'anno, però ci sta anche a fine anno aprire questi prodotti con tutte le bustine che abbiamo visto negli ultimi mesi. Un pochino sto ricordando quali ho e quali non ho. Ad esempio, iniziamo subito, prima via al primo pacchetto, iniziamo con questo Goodra di Isui V, che non ho. Perfetto, 220 HP, inciampo scivolo e guscio rotolante. Ho anche le sleeves qui preparate di lato, dopo il video andrò a slivare tutto per benino. Andiamo ad aprire la nostra seconda bustina. Tra l'altro, prima collezione di Zeraora, abbiamo iniziato con una V, vedremo poi ovviamente cosa andremo a trovare nelle altre bustine. Adesso abbiamo aperto un'altra origine perduta, vediamo un po'. Phantump, Makuhita, Electrike, e vabbè, oggi proprio le carte mi sguillano dalle mani. Electrike, Murkrow, Chappet, Energia Fuoco, Sivipaw, Stunfisk di Galar, Scatola del Disastro, Gumi Reverse e Goodra. Ma dai, ma veramente? Due bustine di seguito di origine perduta
2 Gudra di Sui V 220 HP, sempre uguale, lo stesso, di fila. Vabbè, questa mi sa che è la prima volta che succede una cosa del genere. La cosa bella è che ho iniziato a fare gli spacchettamenti dal 2016, dopo 6 anni ancora riescono a succedermi queste cose strane. Va bene, va benissimo. Certo, non volevo trovare 2 V identiche di seguito, magari 2 V di seguito sì, anzi avrei gradito, sarebbe stato Skull of Lars momento, sium, tutto bellissimo, così me l'avete rovinato. O forse no, perché ne abbiamo trovate 3 di seguito di foil. Sandaconda VMAX. La ruvidanza c'è, 320 HP, Silico Pulsar, Giga Tornado. 3 bustine su 3, 3 foil su 3. Non so cosa dire. Dite voi qualcosa nei commenti, perché io non lo so. Non so più come esprimermi. Troppo culo. Quello era Regno Glaciale, tra l'altro. E questa è un'altra bustina di Regno Glaciale. Erano 2 Origine Perduta e 2 di queste. Dirling, Aron, Blitzol. Forse ho sentito... No, dai, ma è impossibile. Mi sa che ho sentito qualcosa alla fine. Infatti ci sono rimasto, no? No, ok, meno male, non abbiamo fatto una collezione interamente piena di foil. Sarebbe stato un po' troppo strano, forse, un po' troppo strano. Cioè, un prodotto quasi fallato, cioè incredibilmente sculato. Una collezione con 4 bustine e 4 foil, no, sarebbe stato troppo, però ci sono andato vicino. Un giorno anch'io batterò questo record e farò la collezione perfetta, una foil in ogni bustina, un giorno. Intanto abbiamo iniziato la seconda di Zera Ora. Andiamo subito a vedere. Ok, Marip, Larvesta, tra l'altro, mamma mia, oggi la cam. Delibird, Energia Buio, Atrem, Guanti Ignifughi, Kakuna colpo singolo, Cinderace colpo singolo, Reverse. Va bene, cosa devo dire? Lo Snorlax Ultra Full Art Gold fuori serie tutto. 224 su 198, sì, è una fuori serie. 130 HP, abilità rimpinzarsi e corpo scontro come mossa. Questa è clamorosamente bella. Altro che slivare alla fine. No, questa la slivo subito. Adesso, seduta stante. E questa non posso aspettare. Non posso, ci sono certe carte che non si può aspettare. Tipo la sliv non si fa aprire, va bene. Oh, ma che bella carta ho trovato. Ah, bellissima. Comunque no, sto trovando foil a livello proprio... Sono uno schifoso. Andiamo avanti, che poi adesso sarà tutto nelle collezioni di Zera Ora. State a vedere, quelle di Deoxys saranno vuote, che più vuote non si può. Andiamo ad aprire un'altra di Regno Glaciale. 4, 5, 6. Ok, anche la seconda collezione di Zera Ora. Cioè, per dire, nell'altro ho trovato 2 V e una VMAX, però qui ho trovato la Gold fuori serie, quindi diciamo che ho già più o meno pareggiato. Ah, il Gallade. Però questo Gallade non me lo ricordo, quindi mi sa che non l'ho mai trovato. Ma a proposito di Gallade, è bello, certo, ma vogliamo parlare di Porygon 2, che è tipo uno dei Pokémon più belli di seconda gen, della mia versione di Porygon preferita. È troppo bello. Viva Porygon 2, sempre. Ultime 2 bustine della prima collezione di Zera Ora. Anche qui uguale, solo che qui abbiamo iniziato con le 2 di Regno Glaciale, mentre di là avevamo iniziato con le 2 di Origine Perduta. Ecco qui, le 2 di Origine Perduta. Vediamo un po' queste collezioni. Mienfu, Litleo, Ghastly, una carta alla volta Ducklet, Zorua di Sui, Energia Acciaio, Roserade, Fanny, Bronzong, Arceus Fawn Reverse e Zoroark di Sui V. Sto facendo assolutamente schifo oggi. 210 HP, vuoto ritorno, ciclone ombra. Mio Dio, quando Dlarz non va dalle carte Pokémon, le carte Pokémon vanno da Dlarz. Incredibile, esatto, so cosa state pensando. Sono il messia dei Pokémon. Volevo dire il Messi dei Pokémon, non mi permetterei mai. Altra bustina, seconda di Origine Perduta, di questa seconda collezione di Zera Ora. Vabbè, dai, ma così un po' troppo. Ma io voglio capire perché. Io cioè le prendo una alla volta e con il solo pollice me ne sono fatte venire dietro una, due, tre, quattro. Ecco, 4 carte sono venute via, fino alla reverse, va bene. Non so perché. Chandelure Reverse e Ariados. Belle le carte con questo stile, tra l'altro. Le adoro. Le adoro, guardate che bella artwork, meravigliosa. Oh, ultime 8 bustine, si inizia con le prime 4 della prima collezione di Deoxys. Deoxys, tu sei uno dei miei leggendari preferiti da sempre, da quando ero super mega piccolissimo. Quindi fammi il favore e fammi trovare qualcosa anche di più della collezione di Zera Ora. So che possiamo farcela, amico.
Runerigus di Galar Olo, va bene, ci può stare come antipasto, Deoxys. Ci può stare come antipasto. La prossima volta che faccio la tier list, questa cosa ne risentirà. Questa cosa ne risentirà, questa cosa che stai facendo oggi, Deoxys. Cosa credi, che ti metterò di nuovo in S solo perché mi stai simpatico? Proprio no. Andiamo, andiamo. Vedete che siamo già alla seconda. Bello questo Polyvir, ne ho 300. Contando anche quelli che mi portate voi. No, Banette! Un Banette! Non è iniziata alla grande questa prima collezione di Deoxys. Vediamo origine perduta, che tra l'altro qui siamo andati misti. Abbiamo fatto regno, origine. Origine, regno. Sì, più o meno. O una cosa del genere. 4, 5, 6. E ciaone proprio. Va bene, queste carte non lo so perché, ma sono super sguillose. Come se ci fosse, non lo so. C'è la sabbia in mezzo. Un Kingdra Holo, un'altra Holo? L'avevamo già trovata, mi pare. Pensavo avessimo finito con le Holo. E invece no. Deoxys, Deoxys. Che delusione, non sono arrabbiato, sono solo molto deluso. Distruggerò tutte le mie cartucce Pokémon. Compreso Pokémon Diamante, Perle e Platino sigillati, originali, ancora con il cellophane in italiano, che tengo custoditi come reliquia. Anche quelli verranno distrutti. È tutta colpa di queste bustine di Deoxys. Potremmo rifarci con le ultime quattro. Quelle della seconda e ultima collezione, che poi sono le ultime quattro bustine di oggi, per davvero. E quindi potremmo rifarci. Dai, ho ancora speranza. Dopo lo Snorlax... ben poco, ben poco. Si è visto uno Zoroark... Poco, a posto, perfetto. Piangere funziona, metodo Dlarz, ragazzi, imparate. Delphox V, 210 HP, luce emisfero e fuoco magico, molto bella. Tra l'altro Delphox l'ho rivalutato parecchio. Più Bryxen, ma non per i motivi zozzoni che state pensando voi, è che in Pokken Tournament aveva delle mosse così belle, insomma. Basta, non parleremo mai più di Bryxen. Non parleremo mai più di Bryxen, perché io lo so già cosa state pensando e so già cosa avete pensato quando ho iniziato a parlare di Bryxen. Siete degli zozzoni, non possiamo più parlare di questi argomenti, torniamo a parlare solo di quanto sono belle le carte Pokémon. Ecco, guardate quanto sono belle le carte Pokémon. Sono fantastiche, no? Adesso toglieranno anche i bordini gialli intorno. Bello Ampharos. Metteranno i bordini bianchi, ci adattiamo allo stile giapponese. L'importante è che non facciano, se ci dobbiamo adattare allo stile delle carte giapponesi, facciano le carte con la stessa quantità e la stessa tipologia di... Una carta storta, vabbè. La stessa tipologia di inchiostro che applicano, perché se ciao. Perché se no, cioè, sono tipo impossibile scriverci sopra, insomma. I nostri problemi da VIPs sono difficili da autografare, le carte giapponesi, perché sono tutte lisce, con quell'inchiostro. Chiostro strano, non ci puoi scrivere sopra con la penna. E allora il ragazzo che viene lì a chiederti l'autografo, come farà? Come farà? Colpo rapido, Tapu Fini, colpo rapido, Holo. Va bene, va bene. Ultimissima bustina di oggi. Una bella origine perduta con Zoroark, che tra l'altro abbiamo trovato oggi in versione B. E abbiamo trovato nello scorso video, che se non avete visto andate a guardare subito nelle schede qua in alto a destra. Abbiamo trovato anche, vi faccio un piccolo spoiler, tanto a voglia, ho trovato altre carte bellissime in quel video. Se non l'avete ancora visto, ho trovato un altro Zoroark, ma in un'altra versione. Andatela a scoprire da voi. Ultima bustina, vediamo un po' con le carte che non mi sono mai scivolate dalle mani tanto quanto oggi, appunto mentre lo stavo dicendo, ero già pronto. Sligo di Sui, reverse, e concludiamo con un Grident, che è il Pokémon roditore dei primi percorsi che mi piace di meno. È iniziato alla grande, ho trovato proprio carte foil una dietro l'altra ed è finito con Grident. Va bene, questa è la metafora della vita. E dunque per questo video è tutto, se non è ancora Natale vi auguro un buon Natale, vi raccomando. Qui sotto in descrizione c'è il link per il Federic Store e con il codice sconto Dlarz avrete anche il 5% di sconto per poter comprare altri prodotti da spacchettare in allegria! Noi ci vediamo alla prossima, adesso vado a fare Natale anch'io. Bye bye! 2, 1, go!